Africa meridionale, quando una compagnia mineraria vuole trasportare le sue merci verso il mare, può scegliere se andare a est, a Dar es Salaam, Beira o Durban in un viaggio che può durare fino a 3 settimane, oppure attraversare l'Angola ovest per raggiungere Lobito. Questa ferrovia di oltre 1300 km ha ridotto il tempo di viaggio a pochi giorni. In questo episodio di Business Angola esploriamo il potenziale di investimento dovuto alla ricostruzione di una delle ferrovie storiche del continente africano, il corridoio di Lobito. Questo carico di rame è appena arrivato dalla Repubblica Democratica del Congo per dirigersi verso Lobito. Accanto a esso ci sono vagoni vuoti che aspettano di essere riportati indietro. Aspettiamo sul confine che la prossima locomotiva venga a prenderli. Al di là di questo confine c'è la provincia del Katanga, ricca di minerali, in particolare il cobalto, elemento che potete trovare nei vostri telefoni cellulari. In origine, la ferrovia fu costruita dall'ingegnere ed esploratore scozzese Sir Robert Williams, scopritore di enormi depositi di rame nella provincia del Katanga, che ottenne una concessione di 99 anni. La ferrovia fu completata nel 1929, tornata a proprietà dello Stato angolano nel 2001, è stata ricostruita da una compagnia cinese al costo di 2,3 miliardi di euro e inaugurata nel 2015. Le locomotive sono della General Electric, mentre i vagoni sono cinesi. Il presidente della ferrovia svela che intendono estendere la linea fino in Zambia. Attualmente abbiamo 2 treni ogni 15 giorni e stiamo lavorando per avere 3, 4 o anche 5 treni al giorno. Qual è il potenziale economico di questa ferrovia? I settori che potrebbero beneficiare della linea ferroviaria di Benguela sono i settori dell'agricoltura, dell'industria, della costruzione e la creazione di nuove imprese. Ecco perché a Luanda la società di logistica Early Green si sta sfregando le mani al pensiero del corridoio di Lobito. Si può guadagnare molto tempo usando il corridoio di Lobito. Noi siamo molto vicini alle più importanti miniere congolesi, ma al di là del confine. È molto, molto facile. Una boccata d'ossigeno per imprese grandi e piccole, in entrambe le direzioni. Qui un carico di zolfo viene messo su vagoni al porto di Lobito per essere inviato verso la Repubblica Democratica del Congo. C'è anche il potenziale per carichi più massicci provenienti da tutta l'Africa meridionale. E anche i cittadini comuni ne stanno beneficiando. Qui nella provincia di Benguela, che include Lobito, e nella regione vicina, commercianti e viaggiatori usano molto la ferrovia. John Schubert è un antropologo specializzato nell'Angola. In questa remota parte dell'est del paese finora non c'erano collegamenti stradali e la ferrovia ora consente agli angolani di trasportare i loro prodotti agricoli, venderli sul treno, nei comuni limitrofi, nelle province vicine. Il potenziale qui è davvero enorme. Se qui ci fosse un'industria trasformativa o agricola, potrebbero usare la ferrovia per portare i prodotti nelle città, sulla costa e anche esportarli. È tutto per oggi in Business Angola. Il team di Euronews vi dice obrigado. Grazie per averci seguiti. Alla prossima.